Sì, sì, beh, tutte le squadre lo stanno dicendo, l'Inter, l'Udinese, la Juve, non so se lo dirà anche la Juve, però non ci dobbiamo pensare, ma pensare a noi stessi, perché stiamo facendo delle grandi partite, delle grandi cose, quindi pensiamo a noi, che veramente ci stiamo togliendo le grandi soddisfazioni, siamo veramente felici. L'ho chiesto anche a Mauri prima, c'è un segreto in questa metamorfosi, perché abbiamo parlato di mente libera, ma la mente non è ancora libera, però forse è libera dal risultato, questo che vi dà la molla. Ma ci sono tanti fattori, probabilmente il non guardare la classifica, il pensare che il più in basso di così dopo il fallimento non si può andare, non hai altri pensieri extra calcio, nel senso che adesso c'è il fallimento in corso, quindi possiamo pensare meglio al campo e a farlo in modo migliore durante la settimana, e poi dobbiamo dare l'anima in campo per noi stessi e per i tifosi. C'è anche un'evoluzione da parte di qualche giocatore, no? Abbiamo visto un bel Fodil che è cambiato realmente rispetto all'inizio del campionato, ma anche altri. Sì, sì, penso da parte di tanti c'è più cattiveria, c'è più voglia di fare il risultato, anche nei contrasti si vede, siamo più compatti, c'è il gruppo, si è compattato, lo si vede, e poi i risultati sono questi. Tu hai sempre detto che lottavate anche per rendere il Parma più appetibile, credo che più appetibile di oggi sia difficile. Vi aspettate che adesso qualcuno concretamente, dopo anche questa vittoria, dopo questo filotto, si faccia avanti per rilevare la società? Ma le speranze ormai dopo tutti questi mesi dove abbiamo sperato in tante cose, ecco, è difficile dirlo. Noi dobbiamo pensare a continuare così, che è la strada giusta. Poi speriamo che i curatori facciano il meglio e che la rendano appetibile. Noi dobbiamo fare questo, è ovvio che se il Parma vince contro la Juve diventa interessante per tutti, quindi speriamo che lo diventi da qui alla fine, che qualcuno arrivi. Se ti vale più della qualificazione Europa League d'anno scorso questa vittoria, per le emozioni, per quello che va dato? Ma personalmente è una sensazione simile, perché oggi fare il capitano contro la Juve e vincere poi in queste situazioni, ecco, una giornata che sicuramente non dimenticherò mai, ecco, perché sono orgoglioso veramente di aver fatto il capitano oggi, di aver vinto contro la Juve e di aver fatto appunto il capitano di una squadra che ha messo l'anima in campo. Ci credevate nei giorni scorsi? Cioè girava la convinzione dopo l'Udinese che si potesse fare qualcosa di grande, oppure temevate che la Juve anche con le riserve o comunque con le seconde linee potesse essere troppo per voi? No, no, beh, ma abbiamo il massimo rispetto, abbiamo avuto in questi giorni di preparazione per la Juve, sapevamo che era una partita difficilissima, che non avremmo dovuto sbagliare nulla come abbiamo fatto, e quindi ecco, pensavamo di poterli impensierire, ecco, però sicuramente sì, che la vittoria ci poteva anche stare, poi è arrivata e siamo felicissimi. La classifica non la guardi, quindi sicuro, neanche stasera non l'hai vista. No, siamo assolutamente, dai. Assolutamente, non la guardiamo e pensiamo alle prossime partite, a toglierci delle soddisfazioni. Massimo, firmiamo per una botta al naso tutte le partite se il risultato poi finale è questo? Assolutamente sì, a tutte le partite, naso un po' di qua, un po' di là, va benissimo, non c'è problema, se poi questo è il risultato va bene. Donatore in conferenza aveva detto che voi quando entrate in campo d'ora in poi guarderete sempre gli spalti per vedere i tifosi che vi sono vicini. Direi che oggi la risposta, qualcuno dirà con la Juve è facile, ok, ma oggi la risposta è stata... Ma sì, come mi hanno chiesto prima, penso che queste sono storie che solo lo sport può raccontare, nel senso una squadra con tutto quello che ha passato, che c'è ultima in classifica, che gioca contro la prima in classifica, stadio pieno, tutti i tifosi allo stadio per sostenerci, noi che mettiamo l'anima, vinciamo, è veramente una giornata eccezionale. Complimento più bello che ti è arrivato, magari non so se hai ancora guardato il cellulare, ma qualcosa che ti ha commosso anche te? No, beh, grande capitano, nel senso, gliel'ho detto anche Alessandro, che mi dispiace per lui, ma torna, adesso dovrà, non lo so se torna, perché dopo questi risultati, no, sto scherzando. Fuori mente, quindi. No, no, a parte gli scherzi, dai, contento di aver fatto il capitano oggi, ma poi rientrerà Alessandro. Massimo, parlando dell'aspetto tecnico, per me è l'ultima, c'è stata un'evoluzione anche dell'assetto difensivo, non solo perché non prendete gol da due giornate, ma perché effettivamente la difesa, l'aspetto difensivo sta dando il meglio di sé. Sì, sì, parte tutto da lì, ma è la fase difensiva che viene fatta bene. Sicuramente i tre difensori centrali stanno facendo un lavoro eccezionale, tutti quelli che stanno giocando, che si alternano. Però anche i centrocampisti attaccanti rincorrono, e tutta la squadra che fa bene la fase difensiva, è da lì che parte tutte le buone prestazioni che stiamo facendo.
sono all'ultima. Albertini, da quando è arrivato, 7 punti, una media quasi da Champions, cioè al di là di tutto, ovviamente magari è solo un caso, però credo che qualcosa vi abbia dato anche in questo breve tempo da quando è arrivato qua. Loro, Albertini e i curatori, ecco, abbiamo persone serie con cui parlare durante la settimana, che ci spiegano e ci aggiornano su quello che è la procedura fallimentare che sta avvenendo, e quindi ecco, quello non ci fa pensare meno a quello che succede a extracampo e possiamo pensare di più al campo. Grazie. Posto. Ciao. Ciao. Ciao.